Televisori, smartphone e connessione wifi, guai a non averli, anzi sono un nostro diritto, dicono gli immigrati. Da nord a sud i profughi ospitati in Italia avanzano parecchie richieste. Arrivano sulle nostre coste, spinti dalla disperazione, ma basta poco e si adattano al tenore di vita occidentale. A Padova, ad esempio, sono in molti a chiedere smartphone di ultima generazione, rigorosamente con connessione internet. Sentite cosa ci ha raccontato una negoziante. Vorrebbero un telefono per comunicare a casa, Facebook, Skype. E dove c'è uno smartphone, ovviamente, c'è bisogno di una connessione wifi. They don't give us anything, don't wifi. Non solo, guai a non avere la TV. In provincia di La Spezia i profughi si sono lamentati per la mancanza del televisore nelle camere dell'hotel che li ospita e hanno protestato persino sotto la questura. Per non parlare del cibo, sono decine le rivolte in tutta Italia. A Eraclea gli immigrati hanno abbandonato i vassoi con il pranzo in strada. Pasto scadente, si sono giustificati.